polizzo impero, dice la RAI. Soltanto impero, viva la RAI. Dimmi da quale parte stai. Viva la RAI, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario RAI. Viva la RAI, che cosa è giusta, ecco la RAI. È sempre festa, viva la RAI. La RAI con i cappuccioni e gli operai, buonasera, ben ritrovati con Focus, sono le 21:19. Torniamo sulla puntata di Report, la puntata in cui si è sparato sulla sanità del Veneto. È stata una puntata, a mio modo di vedere, non molto giornalistica, ma più di propaganda politica, insomma un taglio politico preciso, e questo ovviamente è lecito, ma ci si aspetta dal servizio pubblico una maggiore obiettività che forse nelle reti private è più consentita. E dopo la pagina di Report, le polemiche, è esplosa la bomba Fedez, un altro intervento molto politico su un palco, quello del 1° maggio, un concerto ripreso in diretta dalla RAI con accuse di censura, smentite, giustificazioni, insomma un'altra brutta pagina dove non è messa in discussione la libertà di espressione, ci mancherebbe altro, però quando si lavora in una televisione del servizio pubblico bisognerebbe evitare di fare politica là dove bisogna fare, dove si dovrebbe fare musica, e queste sono le conseguenze anche della lottizzazione della RAI, degli appetiti di tutti coloro che nella RAI sperano di ottenere un po' di spazio, e anche i giornalisti in quota di un partito o di un altro. La conseguenza poi è questa, che poi alla fine scoppiano dei casi come quelli a cui abbiamo assistito. Allora aspettiamo i vostri sms, i vostri whatsapp, diteci liberamente cosa ne pensate. Ovviamente parleremo anche del DDL Zan che appunto Fedez ha difeso sul palco del 1° maggio, ovviamente su questo polemiche e altre grandi discussioni, grandi dibattiti, accuse, contro accuse, insomma sentiamo la vostra, diteci liberamente come la pensate. Allora, e poi ovviamente parleremo anche della giornata clou di domani. Il presidente Zaia, che nei suoi tecnici in commissione sanità auditi, proprio ci saranno delle domande da parte dei consiglieri di minoranza, e sentiremo Zaia cosa dirà, e noi seguiremo in diretta streaming, per cui domani sulle nostre reti vi daremo conto di quello che accadrà. Allora vi presento gli ospiti di questa puntata. Avremo tra pochissimo il senatore Andrea Ostellari, che è il presidente della Commissione Giustizia, che è accusato di frenare, di avere bloccato questo disegno di legge di Alessandro Zan, parlamentare del Partito Democratico. Saluto e ringrazio Silvana Tosi, bentornata Silvana. Buonasera a tutti. Assessore alla sociale, alla casa e alla sicurezza. No, solo alla sicurezza. Solo alla sicurezza? Sì. Alla sicurezza del comune di Venezia. Mi ha detto casa e sociale prima? No. No, no, sono le mie tematiche preferite. Ah, le sue tematiche preferite, sì, abbia pazienza, ho capito male io. Assessore alla sicurezza. Grazie a Giorgio Conte di Fratelli d'Italia. Buonasera Conte. Buonasera, grazie a voi. Raffaele Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Grazie molte. Buonasera. Grazie ad Antonella Tocchetto, consigliere comunale e provinciale del Partito Democratico. Grazie Tocchetto. Grazie a voi. Michela Nieri del Partito Democratico in Consiglio comunale a Treviso. E Vivian Moro, Veneto per le Autonomie. Grazie molte. Grazie, bentornata. Allora, io andrei, se siamo già collegati, andrei subito dal senatore Ostellari. Senatore, grazie di essere con noi, grazie per la sua disponibilità. Buonasera a lei, direttore, buonasera a tutti. Allora, senatore, dicevo, lei come presidente della Commissione Giustizia è sotto accusa perché avrebbe in qualche modo fatto impantanare, così dicono i suoi, diciamo l'opposizione,
il disegno di legge Zan, che era stato, mi pare, approvato alla Camera nel novembre dell'anno scorso e poi calendarizzato adesso in aprile, e appunto l'opposizione chiede l'opposizione, insomma, diciamo, i partiti del centro-sinistra, Movimento 5 Stelle, PD e LeU, chiedono che venga subito sbloccato. Noi tutti, credo, vogliamo difendere a spada tratta i deboli. Io in particolare trovo odioso il bullismo, trovo odioso l'omofobia, la transfobia. Chiunque se la pigli con un debole, con un diverso, secondo me va condannato e va sanzionato, così come prevedono delle leggi penali che sono già in vigore adesso, in particolare per odio razziale, eccetera. Che cos'è che la induce, diciamo, a non sbloccare questa legge che in linea di principio è destinata appunto alla difesa di persone che spesso vengono aggredite, vessate fisicamente e psicologicamente? Che cosa c'è che a suo giudizio non funziona? Cioè, che addirittura si parla della possibilità, se non ho capito male, che chi dovesse difendere la famiglia tradizionale rispetto alla proposta di matrimonio omosessuale possa essere penalmente perseguito. Allora, innanzitutto, quando parliamo di un tema serio, e questo è un tema serio, va detta la verità. Sì. E la verità è la seguente: il testo di legge Zan, approvato alla Camera il 4 di novembre del 2020, era stato assegnato alla Commissione Giustizia che io presiedo circa il 5 di novembre dello stesso anno, quindi stiamo parlando sempre del 2020. Sì. Il PD, e quindi quelli che stanno accusando qualcuno, e quindi il sottoscritto, di avere impedito, fermato, rallentato i lavori, ne ha chiesto la messa in calendario solamente a gennaio del 2021. Ora, quindi, la domanda che mi faccio io e che faccio anche a voi è: Ostellari o è il PD che ha ritardato la calendarizzazione? Questi che io vi racconto sono dati oggettivi, non sono dati politici, sono dati che poi però letti come ve li leggo io dimostrano la realtà della situazione. E vi dirò di più: quando quel testo è stato segnalato dal sottoscritto ai vari capigruppo, quindi anche del PD, quindi anche dei 5 Stelle e di LeU, era stato segnalato che c'era la necessità di arrivare a una congiunzione di quel testo con altri testi, e questo non lo dice Ostellari ma lo dice il regolamento del Senato, e per fare questa cosa ovviamente andava fatto un determinato percorso di tipo tecnico, percorso che è stato quindi poi alla fine effettuato con il voto favorevole della unanimità dell'ufficio di presidenza, che quindi io presiedo all'interno della commissione, e solo dopo questi dettagli tecnici è stato possibile procedere quindi alla messa in calendario del testo. Quindi ciò che viene detto in relazione al ritardo è una grande bufala. Fedez ovviamente questo non lo può sapere, e chi suggerisce a Fedez alcune cose evidentemente ha omesso di dire la verità. Ecco, senta senatore, ma per quale motivo il PD avrebbe a sua volta, cioè avrebbe, stando a quanto lei dice, frenato sulla calendarizzazione del disegno di legge? Cioè, quali erano i motivi? Non credo ci sia un motivo, diciamo, particolare. Io credo che all'epoca, e quindi dovremmo chiedere al PD, dovremmo chiedere a chi era capogruppo del Partito Democratico in quel momento il perché di questa scelta.
Stiamo parlando quindi di novembre del 2020 e in quel momento, vi ricordo, c'era un altro governo, c'era il Conte 2. Oggi noi ci troviamo quindi in una situazione completamente diversa, con una nuova maggioranza che sostiene un governo completamente diverso e oggi quindi di fronte alla situazione pandemica, al bisogno di risolvere i problemi degli italiani, del lavoro, dell'emergenza, qualcuno ha voluto inserire anche questo tema. Benissimo, dico io. Se vogliamo parlare di questo tema, però, noi non possiamo subire diciamo le pressioni che arrivano da un gruppo determinato. Qui, se si vuole parlare dei temi seri e dei temi quindi che necessitano di una risposta, lo dobbiamo fare attraverso un confronto ampio, un confronto quindi con tutte le forze politiche, con tutte le associazioni, comprese quelle, direttore, che oggi hanno detto chiaramente come la pensano in relazione a un testo che è scritto male, e non lo dice la Lega cattiva e omofoba, lo dice il gruppo di femministe, lo dice ad esempio Arcilesbica. Ci sono delle norme che sono scritte male, che devono essere cambiate, non perché qualcuno, ripeto, sta facendo battaglie non giustificate, ma perché è necessario farlo per dare uno strumento migliore a tutti i cittadini. E chiudo dicendo una cosa secondo me importante: la Lega, che appunto viene additata da Fedez come quella forza che è contraria ai diritti, fa una proposta molto invece semplice. Dice: interveniamo non tanto sul diritto di espressione, interveniamo piuttosto invece sull'aggravamento delle pene nei confronti di tutti i reati e di tutte quelle persone che commettono violenza sia fisica sia verbale, non solo contro i soggetti omosessuali, ma anche nei confronti delle persone più vulnerabili, dell'anziano, del disabile, di tutti. Quindi quelle categorie, e in questo ricomprendiamo la più ampia possibile gruppo o più gruppi di persone che in questo oggi hanno bisogno, chiedono magari anche alla politica di intervenire su questo tema. Bene, facciamolo, noi ci siamo, condanniamo ogni tipo di violenza, aumentiamo i diritti e soprattutto aumentiamo le tutele. Su questo apriamo un dibattito, e io dico anche a Fedez, così come anche a tutti gli altri gruppi, siamo assolutamente a disposizione, ma smettiamola e finiamola con le polemiche e soprattutto con le offese. Senta, senatore, le faccio un'ultima domanda. Il centro-sinistra però dice che il reato di propaganda di odio razziale, che è previsto per l'odio razziale, non sarebbe previsto invece per quanto riguarda l'omofobia, la transfobia, eccetera, ma sarebbero, diciamo, puniti soltanto attraverso questa legge Zan, appunto, i reati con aggravanti di pena, no? Per cui loro dicono: non è vero che chi dovesse criticare il matrimonio omosessuale o altre iniziative che non siano in linea con la tradizione cattolica poi venga in qualche modo perseguito, no? È così? No, non è così, altrimenti tutta questa polemica non ci sarebbe. E allora io dico una cosa molto semplice: all'interno di questo testo normativo, il DDL Zan, ad esempio, ha inserito un articolo che è l'articolo 4. In quell'articolo 4 si fa riferimento alla possibilità quindi di espressione, no? Di libera espressione, sì. E quindi dicono, insomma, non c'è il problema.
In realtà, direttore, proprio per il fatto che all'interno di questo testo c'è un riferimento specifico a questo tema, dimostra, ed è l'esempio lampante e oggettivo, che da un punto di vista giuridico è assolutamente scritto male. Perché non c'è bisogno di inserire un articolo di questo tipo all'interno di un testo normativo. La libertà di espressione è garantita dalla nostra Costituzione. È l'atto principale questo, e quindi noi dobbiamo essere fermi e con la schiena dritta di fronte a chi va a toccare diritti fondamentali all'interno ovviamente della nostra società. E la libertà di espressione deve essere garantita a tutti, e mi pare che anche l'intervento di Fedez abbia dimostrato questo. In Italia tutti possono dire la loro, e in qualsiasi, e utilizzando qualsiasi tipo di strumento. E io mi batterò anche a difesa della possibilità che Fedez anche domani possa dire la sua. Altro tema è invece cercare di punire con uno strumento adeguato tutti quei comportamenti che violano ovviamente le altre libertà che devono essere garantite nei confronti però di tutti i soggetti. Non creiamo delle sottospecie. Senatore, grazie molte, grazie. Grazie a lei. Aggiungo solo che avevamo invitato anche l'onorevole Zan, ma non abbiamo avuto risposta e ci dispiace, perché al limite avremmo potuto fare un bel confronto in diretta. Grazie molte, arrivederci, lo faremo, senatore. Lo faremo volentieri. Sì, assolutamente, speriamo, insomma, speriamo. Grazie, a presto. Allora, vediamo, adesso torniamo in studio, ovviamente sentiamo Antonella Tocchetto e tutti i nostri ospiti su questa vicenda di Fedez, no? È stato mediaticamente e anche politicamente un fatto clamoroso, ovviamente non se ne può, non potevano non scoppiare delle polemiche con accuse reciproche, la RAI, no, non abbiamo fatto censura, è stato il service dice ma noi non l'abbiamo censurato, insomma è stato il solito polverone. Vediamo cosa dicono, abbiamo sentito i cittadini, vediamo cosa dicono a Padova, vediamo. La legge Zan deve essere approvata, è una cosa incredibile che l'Italia a livello europeo sia ancora così indietro su cose che la società civile, i giovani, le persone che vivono la loro sessualità in maniera abbastanza serena siano bloccati da un Parlamento e dai giochi parlamentari su questo. Poi Fedez fa il suo lavoro. Il diritto di esprimersi sia qualcosa di insindacabile, e quello che ha fatto Fedez in realtà non è stato un esprimere una sua opinione, ma rendere pubblici e noti cose che persone hanno detto in pubblico e insomma apertamente a tutti. Il fatto che ci sia un artista, una persona che ha voce in capitolo, che si esprima per tutti, ha fatto bene secondo me. Nel 2021, a parte insomma queste cose, dovremmo già avere approvato certe leggi che sono ancora nel calderone. Assolutamente giusto sensibilizzare, e sempre viva la libertà di stampa e di espressione. Il messaggio non era contro la Lega in sé, ma contro proprio il blocco che si era fatto per il DDL alla fine, quindi era una difesa delle pro le persone, pro tutti quanti, e non una difesa di un partito politico piuttosto che un altro. L'uomo che pensa è pericoloso. L'uomo che pensa è pericoloso. Allora, Antonella Tocchetto, come l'ha letta tutta questa vicenda, insomma, no? Perché c'è di mezzo intanto un tema delicatissimo, e poi ci sono stati anche attacchi da parte di protagonisti della televisione nei confronti di Fedez, chi l'ha attaccato, chi l'ha difeso. Tanta gente lo difende, tanti lo criticano. Allora, diciamo che condivido molte delle interviste che sono state dette adesso in questo momento, e ricordando e pensando anche a quello che ha detto Stellari, lui è presidente di commissione,
che la legge sia scritta male, non lo so, sta di fatto che ci sono molti avvocati, lui è un avvocato, in commissione potranno discuterne e quindi io penso che se tutti ci mettono la buona volontà, a breve, come dicevano appunto gli intervistati, effettivamente questa legge di buon senso finalmente, e forse l'Italia è anche indietro su questi temi, verrà approvata. Su quello che riguarda Fedez, io mi soffermerei su una cosa che mi ha fatto molto riflettere in base anche ad alcuni editoriali che ho letto oggi, cioè è stato uno scontro che ha reso abbastanza chiaro cosa vuol dire essere un influencer e avere milioni e milioni di seguaci, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, e dall'altra parte avere una televisione, oggi qualche giornalista diceva l'antica televisione italiana, cioè una televisione che parla ancora di fammi vedere il testo che lo posso censurare, cosa degli anni 50. Cioè, secondo me ieri è avvenuto un fatto epocale, cioè il confronto con un nuovo modo di fare, come dire, televisione, anche di libertà, e da un altro lato invece una televisione ancora rigida con vecchi cliché. Anche oggi, se devo essere sincera, anch'io ho pensato che i soldi che vengono presi sulla bolletta della luce sono effettivamente ormai superati, perché allora bisognerebbe che anche la RAI diventasse più moderna, non è più l'antico mondo, diventasse più moderna, fosse anche lei in caccia di sponsor, come fanno le nostre televisioni, come fanno tutte le televisioni, e quindi diventasse anche più accattivante. Cioè lo scontro di Fedez è veramente significativo. Secondo me la vera furbata di Fedez è proprio aver messo in confronto e aver visto tutta la debolezza di un vecchio sistema Rai. Io questo proprio l'ho letto e l'ho pensato ieri quando ho visto il concerto, e oggi ho visto che insomma alcuni editoriali avevano, come dire, ripreso un po' quello che molti di noi pensano. Quindi secondo me lui ha fatto bene a rilanciare un argomento molto sentito sui social, ma la televisione italiana, che adesso in prima serata alcuni, come dire, sceneggiati importanti, adesso si chiamano fiction, hanno 3-4 milioni di persone e sono considerati stravisti. In realtà Fedez con il suo click su TikTok è visto da milioni e milioni di persone in più lingue. Quindi è un mondo che si scontra, forse la RAI dovrebbe anche capire che uno come Fedez non ha bisogno della fettina della RAI, perché lui rappresenta molta più gente di quanto ha la RAI. Quindi insomma, secondo me bisognerebbe, da questo punto di vista, e chiudo, anche ripartire da una rivoluzione dell'informazione dei canali. Leggo ancora, sono divisi tra la RAI e della sinistra. Ormai la RAI si deve, come dire, modernizzare, e questo secondo me è il messaggio che noi possiamo ricavare da questa situazione. Sì, diciamo che il primo che ha messo in discussione il sistema, così è stato definito, no? Che poi in effetti il sistema è col manuale Cencelli, la spartizione dei posti, degli spazi, dei telegiornali, era così ed è ancora così, no? Per cui la notizia è che questo ragazzo, nel bene e nel male, ha messo il dito nella piaga ed è scoppiato un pandemonio. Allora vediamo l'altro Vox, sentiamo la gente. Italo Morao in regia questa sera, siamo andati a sentire, mi pare, anche, non so se sono i vicentini, chi? Abbassano le grappe, i bassanesi, sentiamo. Fedez anche, secondo me, ha avuto anche da una parte, ha avuto tanta ragione, secondo me. Poi io non mi schiero da nessuna parte, però secondo me ha fatto bene. Ciascuno di noi dovrebbe impegnarsi a garantire anche i diritti di chi, magari, anche se non facciamo parte di una categoria discriminata, dovremo comunque appoggiarli. E la legge di DL Zan aiuta solo queste persone ad avere dei più diritti garantiti, dato che sono una categoria discriminata. Quindi io appoggio Fedez. Qualcuno deve sempre prendersi le responsabilità di dire quello che ritiene opportuno. Ha trovato il suo coraggio, c'è chi dice che doveva tenersi nella politica, chi fa politica e chi canta, cantare, però ognuno, insomma, la vede come può vedere. È opinione comune, ha avuto tutto il diritto di farlo, secondo me, e ha fatto anche bene.
Sicuramente sarebbe stato più carino se fosse stato un qualcuno che era già nell'ambiente politico a portare avanti questa iniziativa, a far sì che finisse l'azione di ostruzionismo che stava mettendo in atto. Però vabbè, è stato Fedez e per fortuna, grazie alla sua, cioè grazie al fatto che è molto conosciuto, grazie alla sua carriera, grazie a tutto, è riuscito a far presente, diciamo, questo problema. Tutto bene Fedez? Sì, sì, assolutamente, profonda stima. Sì, concordo con lei, anche per me Fedez ha fatto benissimo. Allora, servizio di Ferdinando Garavello, diciamo anche, Speranzon, che se il funzionario lì del service non l'avesse chiamato passandogli poi la vice direttrice del TG3, probabilmente sarebbe passato tutto in cavalleria, nessuno si sarebbe accorto di qualche frase, così come non si sono accorti in tanti di altre frasi che sono state dette in altri brani musicali. Ma a parte questo, il problema rimane un po' quello del servizio pubblico, dove la politica, come succede in altri paesi, penso, non so, alla BBC, non ci sono mai. Noi ogni sera nel telegiornale vediamo dichiarazioni inutili, insulse di uomini e donne della politica che spesso non sono neanche intervistati, cioè imparano a memoria un pistolotto, lo dicono, non c'è neanche più la mediazione del giornalista, no? Per cui sono delle anomalie, e anche il fatto che si possa comunque dire cose discutibili così su un palco in una televisione pubblica, no? Cioè, evidentemente sono reti pubbliche senza controllo, perché voglio dire, non è che ci sono direttori di rete lautamente pagati. Pensiamo anche quando siamo in par condicio, ci fanno un paiolo così, se diamo 5 minuti di più a uno piuttosto che a un altro, dopodiché c'è un cantante che dovrebbe cantare e va a fare politica su un palco. Oh, no? Anche questo mi sembra una roba fuori dal mondo. Sì, a me è sembrato che ci sia stato un grandissimo cortocircuito. Innanzitutto un cortocircuito tutto interno alla sinistra, perché poi stiamo parlando di Rai 3, non è che stiamo parlando di una televisione che ad esempio a Fratelli d'Italia dà pochissimo spazio, per cui noi come Fratelli d'Italia dovremmo quotidianamente lamentarci con i direttori e con i dirigenti di Rai 3 per lo spazio pressoché nullo che dedicano a una forza politica che rappresenta milioni di italiani. Per cui comprendiamo lo sfogo di Fedez da questo punto di vista e siamo d'accordo con lui sul fatto che bisogna contrastare la censura. Ecco, la censura ha sempre avuto un'accezione negativa. Io ricordo fin da quando ero al liceo che soprattutto a sinistra, ma tutti i giovani erano schierati in modo netto nei confronti della censura. E quindi qualsiasi tipo di norma che vada nel senso di censurale, che sia liberticida, non può che essere contrastata da chi ha a cuore la libertà di tutti. Attenzione, perché quando si parla di discriminazioni e quando si cita la Costituzione, bisogna ricordare che la Costituzione tutela tutti a prescindere dal colore della pelle, dell'identità di genere, dalle preferenze sessuali, dalla religione, dalle condizioni fisiche, sociali dell'individuo. E quindi chiunque non può essere discriminato, guai se viene discriminato. Ci sono delle aggravanti previste dalle normative italiane nei confronti di coloro i quali commettono un illecito, che può essere una diffamazione o una violenza o un omicidio, motivati dall'odio nei confronti dell'altro perché è diverso. Attenzione, perché è diverso anche perché se ha un'opinione diversa, perché la Costituzione non tutela solo chi professa un'altra religione diversa dalla mia o viceversa, ma difende anche chi ha un'opinione diversa. Noi abbiamo la necessità in questa fase di difendere la libertà di espressione e di opinione, purché ovviamente non vada a ledere l'onorabilità degli altri. Ma poi, quanto si parla di Fedez, siccome ho sentito alcuni interventi dei nostri corregionali che sono stati intervistati, che ringraziano Fedez per il suo intervento,
Beh, devo dire che le cose che ha detto Fedez e che gli hanno permesso di vendere milioni di dischi e di diventare un personaggio che naturalmente può vivere al di sopra delle possibilità di tutti quelli ai quali parlava dal palco del primo maggio, perché non dobbiamo neanche dimenticare che l'occasione che ha scelto per fare il suo discorso sul DDL Zan è un'occasione nella quale forse l'interesse maggiore di quelli che lo ascoltavano era relativo alle possibilità di ripartenza e alle possibilità di tornare a lavorare da parte di decine di migliaia di italiani, anzi in questo momento di milioni di italiani che sono addirittura costretti a restare chiusi e che quindi hanno grandissime preoccupazioni rispetto al fatto che possano ripartire con la loro impresa, con la loro attività, con la loro azienda e dare la possibilità alla propria famiglia di continuare a campare grazie al loro lavoro. In una situazione di questo tipo Fedez ha fatto un discorso che è un po' in contrasto, ripeto, con le parole che lui ha usato nei confronti delle persone omosessuali, che sono gravissime e che se venisse approvato il DDL Zan gli dovrebbero garantire una condanna di almeno una dozzina di anni. Di almeno una dozzina di anni se resta tale il DDL Zan. Perché lui, Fedez, Federico non so cosa, dice nelle sue canzoni, vi leggo qualche rima perché è giusto, anche se mi fa schifo leggere queste cose, perché non mi rappresenta certamente questo tipo di linguaggio, né tantomeno i contenuti, ma scrive: nel locale mi presenti un tuo amico gay, il tempo di due birre e siamo super amiconi, sai come si dice, siamo culo e camicia, eh sì, ma io sono quello coi bottoni. Fedez questo. Alla tua donna hai regalato un trilogy, peccato che mi pare il sosia di Ibrahimovic, e quando vi baciate siete un po' insoliti perché sembra un bacio tra due uomini. Lo vedi quel signore che si mette la gonna e c'è chi paone che si veste da donna. Poi su Tiziano Ferro, ciao Tiziano, non è che velocissimo, guarda questa, mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più Wüstel che Krauti, sì, si è rappresentato in modo strano con Cristicchi, ciao sono Tiziano, non è che me lo ficchi, sì, allora, questo è Fedez. Poi è abbiamo capito che magari qualcuno lo vuole anche presidente del Consiglio, ma certamente in termini di coerenza. Siccome poi adesso hanno cancellato anche la prescrizione, e queste frasi lui le ha scritte non 100 anni fa, Fedez, non eri un innocente adolescente quando scrivi queste cose, ma eri un maggiorenne cosciente, allora, visto che non c'è più la prescrizione, se viene approvato il DDL Zan, io credo che sarebbe opportuno chiedere la condanna a una dozzina di anni per Fedez per aver scritto queste cose assolutamente omofobe e inaccettabili. Non mi interrompa perché non l'ho interrotta. Ma noi difenderemo sempre la libertà e impediremo con ogni mezzo che vengono approvate leggi liberticide. Per cui se verrà modificato DDL Zan in un senso che è quello di difendere la dignità delle persone che professano una sessualità differente, che hanno religioni o che rischiano di essere discriminate, noi saremo sempre a fianco di questo tipo di norme, ma sempre contro norme che impediscano la libertà di espressione. Chiarissimo, diceva il Tocchetto. No, quello che ha letto sono delle rime di una canzone, non mi pare proprio che ci siano delle frasi omofobe. Quindi, rispetto a quello che è il DDL Zan, che è la modifica dell'articolo 604 bis del codice penale, siamo molto lontani, con quelle forse canzoni. Lei non ha letto il disegno Zan, fare però gli voi siete all'opposizione, mentre la Lega è al governo e probabilmente lo voterà. Vergognose le canzoni contro gli omosessuali. Diciamo quel passaggio, mangia più Wüstel che Krauti, insomma. Sono rime. La telefonata incriminata di sentiamo Fede. Io sono sul palco, dico quello che voglio e mi assumo le responsabilità di ciò che dico. Le asserzioni che
riporto nel mio testo. Sono consiglieri leghisti che dicono: se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno. Perché non posso dire che un consigliere leghista in pubblica piazza ha detto che un figlio gay lo brucerebbe nel forno? Perché non posso dirlo? Le sta chiedendo soltanto di adeguarsi ad un sistema che probabilmente a lei non lo riconosce, però è quello... E qual è questo sistema? Visto che non lo riconosco, mi rappresenti questo sistema. Qual è la parte incriminata che a voi non sta bene del testo? Tutte le citazioni che lei fa con nomi e cognomi, sì? Quelle non possono essere citate. Perché? Non sono vere? Avete verificato se sono vere? Perché a prescindere? Le citazioni possono essere dette in contesti che non sono quelli che lei sta... Ah sì? Ah sì? Quindi dire se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno, messo in un contesto diverso, assume un significato diverso, mi sta dicendo? Lei mi sta dicendo che queste cose in un contesto diverso assumono un significato diverso? Sto dicendo che questo non è il contesto corretto... Ma chi lo stabilisce? Chi lo stabilisce? Io su un palco devo essere libero di dire il cazzo che voglio, mi scusi il francese, non lo stabilisce lei... Allora, questo era Fedez durante la telefonata con un tecnico del service che lo invitava ad evitare di citare certe frasi e di fare nome e cognome. Allora, Michela Nier. Sì, ma innanzitutto Fedez colpisce nel suo discorso alcune persone con nome e cognome della Lega e non fa di tutto un fascio dicendo al... Tutti i leghisti la pensano così. Secondo me lui ha sentito l'esigenza di esprimersi sul palco del primo maggio perché probabilmente è molto più vicino alla società e soprattutto ai giovani di quanto lo sia la politica. Questa è una frase detta e ridetta. La politica purtroppo non rispecchia la società e i giorni che sta vivendo la società, ma arriva sempre 20 anni dopo in questo paese, e questo secondo me è il grande problema italiano e della politica italiana. Il fatto che debba essere un cantante a mettere in evidenza una cosa così sentita in questo periodo, perché poi purtroppo lui fa i nomi dei consiglieri leghisti perché in realtà queste frasi sono state dette dai consiglieri leghisti. Probabilmente se le avesse detto un consigliere del PD o un consigliere le avrebbe fatte uguale. Ma sì, come no? Questa è la mia... Ma dove vivete? Io la penso così. Faccio il controcampo. No, scusi, non vuole essere interrotta dalla collega e poi mi interrompe. Vi leggo un po' di frasi. Un po' di educazione. Adesso ricerco un po'. Io la penso così. Secondo me, quando si parla di diritti, ed è un altro errore che fa sempre la politica italiana, non ci dovrebbero essere schieramenti Lega, PD, sinistra, destra. I diritti sono universali, dovrebbero interessare al leghista, perché io non penso che le persone gay siano solo di sinistra o siano solo di destra. Cioè, sono i diritti universali, le persone sono... Su certi argomenti la politica dovrebbe cancellare la provenienza del proprio partito, discutere, sedersi da persone insomma che ne sanno di quell'argomento e risolvere e costruire la politica su delle basi. In questo caso qui, ora, come si chiama? Il Presidente della Commissione ha detto: non sono stata io a frenare. Ora io non lo so come sia andata e non lo sapremo mai, immagino, però a questo punto è scoppiata la bomba, mettetevi, sedetevi ad un tavolo e decidete, correggete, modificate in maniera appropriata questo DDL Zan, che però deve in qualche modo andare avanti. Questo è quello che penso. Chiarissimo. Allora vediamo, adesso cerchiamo anche di capire un po' dal punto di vista mediatico come... quali sono certe dinamiche, no? Cioè il servizio contro la sanità del Veneto su una televisione pubblica, quindi dico sempre su Rai 3 con milioni di spettatori, dopodiché il giorno dopo i consiglieri di opposizione comprensibilmente scatenano una bagarre e poi che si accavalla con la magistratura, insomma, quindi siamo un po' all'interno di un circolo vizioso che abbiamo già visto, è uno schema che abbiamo visto sia a destra che a sinistra, cioè la guerra per bande, le polpette avvelenate, le notizie, gli avvisi di garanzia che escono prima del dovuto, no? Che vengono passate le notizie alle redazioni, scoppia
scoppia un problema enorme dal punto di vista mediatico, prima ancora che l'interessato sia rinviato giudizio, nemmeno avvisato, prima ancora che gli arrivi l'avviso di garanzia. Insomma, quindi abbiamo già visto tutto questo e quindi ci chiediamo se si debba andare avanti in questo modo, no? E penso che ci sia anche la riforma della giustizia, nella così auspicata riforma della giustizia, ci sia da modificare anche questi certi schemi. Vediamo oggi i consiglieri di minoranza in consiglio regionale sono andati davanti alla sede della protezione civile, hanno tenuto loro una conferenza stampa proprio in vista dell'audizione di domani in commissione sanità del presidente Zaia, che porterà i suoi tecnici. Decisione che era stata contestata dalla minoranza in consiglio regionale, che chiedeva che venisse da solo lui in aula. Vediamo la conferenza stampa dei consiglieri dell'opposizione stamattina davanti al punto stampa di Marghera. I partiti d'opposizione in Consiglio regionale si sono dati appuntamento in protezione civile, chiedono l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata del Covid. Promotore dell'iniziativa il PD regionale con la vice capogruppo Camani. Aspettiamo la firma del presidente Zaia, che confidiamo possa arrivare oggi, e in ogni caso tra oggi e domani noi la depositeremo questa richiesta e chiederemo che sia calendarizzata al prossimo consiglio utile, cioè già settimana prossima. L'atto firmato per l'intanto da tutti i 10 consiglieri di minoranza. Nelle prossime ore, dalle 12, l'audizione del presidente Luca Zaia, accompagnato dai tecnici della sanità in consiglio regionale, per rispondere e ribattere alle domande delle opposizioni. La seduta di commissione sarà online, per cui sarà su internet, ma non sarà aperta ai giornalisti. Questo per noi è un altro tema. È fondamentale consentire ai giornalisti di accedere alla commissione di domani, perché non è pensabile che Marghera diventi il luogo della democrazia. Il luogo della democrazia in Veneto è ancora, per fortuna, il consiglio regionale, anche se Zaia sembra essersene dimenticato. Nel mirino le mancate risposte della regione alle interrogazioni dei consiglieri di minoranza a detta delle opposizioni. E noi abbiamo fatto 200 interrogazioni in questi 200 giorni e solo il 40% di queste è stata data risposta, un po' poco. Di queste 100, 99 per l'esattezza, riguardavano e riguardano tuttora i temi della sanità e della pandemia. Allora noi riteniamo che non si possano dare risposte alle domande che non sono tanto nostre, ma sono dei cittadini. Servizio di Anna Maria Parisi. Allora, Giorgio Conte, già parlamentare, ingegnere vicentino, come legge, insomma, questa vicenda, insomma, che si intreccia un po', no? Tra questi servizi bomba che hanno una connotazione politica, probabilmente questo è un servizio di sinistra, probabilmente ci sono stati servizi che possono essere catalogati come di destra, ma certo c'è sempre in un servizio pubblico che dovrebbe essere, diciamo, equilibrato e comunque il più obiettivo possibile, c'è sempre molta faziosità e questo a danno di chi pagando il canone pretenderebbe di essere rappresentato, no? da coloro che prendono delle posizioni spesso in maniera molto, molto univoca. Ecco, il tema della faziosità è un tema sempre sulla cresta dell'onda nel dibattito politico. Purtroppo passano gli anni e gli argomenti si affrontano sempre con questa spigolatura, sempre con questa speculazione di parte. Se un governo di centrodestra tenta di riformare la RAI, si grida al golpe, all'occupazione estremista di destra. Se poi da sinistra si fa un'osservazione alla RAI, come abbiamo sentito anche nel dibattito di questa sera, perché si modernizzi e perché si adegui al dibattito moderno, allora
non ci si rende nemmeno conto che questa governance della RAI è stata chiesta, è stata promossa, nominata. Oggi la notizia di oggi è che questa direttrice della RAI sia addirittura veltroniana, e quindi ha fatto bene Speranzon a parlare di un cortocircuito tutto a sinistra, cioè quando il litigio, la baruffa coinvolge anime della sinistra che quasi incidentalmente si trovano su fronti contrapposti, allora bisogna puntare al nemico esterno, e in questo caso il nemico era il povero Ostellari, che sinceramente non credo si meritasse parole così pesanti come abbiamo sentito dalle stesse parole di Fedez, il quale, bene sottolineare, ha perso una grandissima occasione. Qualcuno ha cercato di accennarne anche stasera. La festa dei lavoratori avrebbe dovuto concentrarsi molto di più, credo che qui siamo tutti d'accordo, sul fatto che ben 1 milione di persone nell'anno della pandemia hanno perso il posto di lavoro. La sinistra, grande tutelatrice, del grande tutore del lavoro, si trova a non puntare il dito contro chi ha fuorviato il dibattito politico e il dibattito pubblico spostandolo sul DDL Zan, quando invece avrebbe dovuto affrontare i temi del lavoro. Quando mai? Quale più grande occasione è quella di trasferire i giovani da un palco nel quale un influencer, come si dice oggi, ha la possibilità di trasferire concetti che la politica magari rende molto più noioso, molto più vecchi, sul tema del lavoro. E invece sposta completamente l'argomento, c'entra il DDL Zan, insulta le persone e attiva questo cortocircuito tutto interno per cercare di, come una volta si diceva, armi di distrazione di massa. Tutti i problemi congeniti al governo e alla gestione della pandemia vengono trasferiti con insulti nei confronti di un povero presidente di commissione, povero fino a un certo punto, ma sicuramente più povero di Fedez, che sappiamo non ha certo problemi né di quattrini né tantomeno di lavoro. Poi sul DDL Zan, vogliamo dire, deciderà il Parlamento sul DDL Zan, prima o poi, più tardi che prima, più prima che tardi, arriverà in aula, deciderà il Parlamento sul DDL Zan. Creare un clima di odio tra parti politiche sul DDL Zan è contro l'ideatore dello stesso DDL. Io conosco Alessandro Zan, credo che sia una brava persona, ci divide tutto sul piano politico, ma credo che una cosa si possa sottolineare, che l'astio, la contrapposizione politica che sta portando questo argomento probabilmente non lo voleva neppure Zan. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli, a scriverci sia WhatsApp che sms. Io direi, adesso sentiamo Vivian Moro e poi ovviamente anche la consigliera comunale della Lega Silvana Tosi su questo tema, però poi passiamo anche, vediamo anche il pestaggio di Conegliano, scusate ma sta mascherina, io non riesco a respirare. Vediamo anche il pestaggio di Conegliano, che è stato un fatto di cronaca nera, cioè non so neanche come definirlo, sconvolgente, no? Gente che con le mazze da baseball e i tombini nella piazza principale del paese, di un paese tranquillo, civile. Insomma, anche da uno scontro politico che poi si insulti tra coloro che partecipano a questi dibattiti. Cioè lo scontro proprio sulla pandemia tra centrosinistra prudente, no? che sta cercando di riaprire progressivamente, invece la destra, con Salvini in particolare, Giorgia Meloni, che dice
che si può andare avanti così, la gente è disperata, si perde lavoro. È da lì che nasce poi, e poi diciamo, si sviluppa anche questo dibattito un po' isterico sui media, secondo lei? Lo chiamo in generale, il mondo degli adulti non ha dato una buona lezione al mondo dei ragazzi, non l'ha data sul tema, nello specifico, non l'ha data nel modo in cui si è affrontato il tema e non la sta continuando a dare nel modo in cui anche gli adulti utilizzano i social. Sul caso, chiamiamolo Fedez, insomma, il titolo che è stato dato anche alla serata e si è fatta una confusione, io credo, incredibile. Certo, un cortocircuito, lo penso anche io, perché è successo un fatto il 1° maggio durante un concerto. Prima ancora che si fosse appurato intanto in che cosa consisteva la telefonata, peraltro ripresa diciamo senza che l'interlocutore sapesse peraltro di essere ripreso, e già questa è una modalità che personalmente non mi piace. Sì, ecco, quella delle telecamere segrete anche veramente, mentre un intervistato avrebbe il diritto di sapere di essere intervistato, non che lo si riprende di nascosto, no? Specialmente quando l'oggetto diciamo sono anche dei temi così importanti e così particolari. Non si era ancora, diciamo, appurato quanto è successo, che subito sono fioccati diciamo, le segreterie dei partiti a chi twittava per primo: io sto con Fedez oppure io sto contro di Fedez. Una cosa a mio avviso aberrante, visto che il tema in teoria è in Parlamento, in questo momento in commissione, dalla commissione deve essere affrontato, ma perché? Perché insomma c'è anche una procedura delle leggi su delle tematiche, e se non riconosciamo neanche quelle, allora tanto vale che non riconosciamo neppure più l'istituzione che dovrebbe su questi diritti poi farsi anche non solo interprete, ho perso il microfono. No, ma l'abbiamo sentita, ma si stava affievolendo. Stavo affievolendo. E questa però non è censura, perché no, qui non c'è. Ha fatto bene. Scherzi a parte. Sul tema, per esempio, allora, sono in realtà anni che se ne parla, e nel 2021 probabilmente siamo ancora in una condizione in cui questo tema, che appunto attenendo ai diritti dovrebbe essere trasversale, quindi se ne è fatta una battaglia di bandiera, quindi chi è di sinistra per forza deve pensarla in un modo e chi è di destra per forza deve pensarla in un altro, cadendo peraltro in una situazione paradossale molto pericolosa, perché ha fatto anche di un disegno di legge, quindi di uno strumento, ha fatto una specie di bandiera che racchiude in un calderone tutti coloro che, per esempio, vogliono portare avanti questo tema, ok, io sono anche una di quelle, ma che magari non condivide in toto come è scritto il DDL, oppure ritiene che possa anche essere migliorabile. Trovo folle poi che la politica si tuffi nei social a urlare, a dire che appunto sta con Fedez, non sta con Fedez, che la RAI assolutamente non deve censurare, quando e chiede le teste dei stessi vertici, di quegli stessi vertici che la politica stessa ha messo lì, perché che si scopra oggi che la RAI è politicizzata, cioè francamente è come scoprire l'acqua calda. Ecco, di tutto questo si è mescolato tutto in un grandissimo calderone e si è persa, secondo me, l'occasione di dimostrare anche e soprattutto ai giovani che su questo tema, bisogna dirlo, sentono in particolar modo l'esigenza che probabilmente si faccia anche, si dia un segnale, si faccia un passo avanti. Si è persa l'occasione di fargli vedere come la politica, i luoghi dove la politica dovrebbe dialogare in maniera civile, ok, sia in grado di farla. E quindi io credo che la pessima figura qui l'abbiano fatta tutti. Fedez ha fatto una parte, si può essere d'accordo con le modalità, non d'accordo, però lui ha fatto il suo. La politica annaspa, la RAI ha fatto una figuraccia incredibile, e quindi io penso che da questo, diciamo, si potrebbe solo ricominciare facendo un po' di silenzio e mettendosi a lavorare. Allora, Lidia Moro, grazie. Assessore alla cultura del comune di Roncade, stamattina il presidente Zaia ha dato il suo benestare alla proposta di indire una commissione d'inchiesta sulla questione dei tamponi rapidi, proposta fatta dalla minoranza, e domani, dicevamo, andrà in commissione sanità con...
che oggi al Punto Stampa ne ha parlato, e ovviamente anche del piano di vaccinazione che sta andando avanti velocemente. Vediamo. Non ci siamo mai rifiutati di attivare la commissione d'inchiesta. Risponde così il presidente Zaia alla richiesta delle opposizioni. Una delegazione presente nella sala stampa della Protezione Civile al termine della conferenza stampa che si era tenuta all'esterno di istituire una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia durante la seconda ondata. Non è una sorpresa, mi sembra che c'è. È il minimo che poteva scaturire questo dibattito. No? Importante che si facciano però le commissioni. Che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura. Zaia ha poi spiegato che in ogni caso non firmerà la richiesta di istituzione della commissione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso venga fuori Zaia non firma perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono. Perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione, decisamente no. Intanto è attesa per domani l'audizione chiesta dalle opposizioni di Zaia in quinta Commissione Sanità con i tecnici regionali sull'utilizzo dei test rapidi, e a chi gli chiede se l'impiego di questa tipologia di tamponi in ospedali o RSA sia stata una scelta sanitaria o politica, Zaia replica così. Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi, cioè domani avrete la risposta da chi ha proposto queste modalità, si è confrontato, ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare a vedo finché volete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui. Intanto la campagna vaccinale va avanti senza intoppi. Anche ieri sono state somministrate 37.000 dosi, portando a oltre 1.700.000 il numero di vaccinazioni finora effettuate. Siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. Il 96,7% degli ultraottantenni e il 72,4% degli over 70 ha ricevuto almeno una dose, e al momento tra i 60 e i 69 anni il 30,4% è stato vaccinato. L'appello per questa fascia d'età è di prenotarsi nelle prime date disponibili, alla luce di una capacità vaccinale in Veneto di 50.000 somministrazioni giornaliere. E mentre il commissario Figliuolo fa sapere che si sta valutando se estendere AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60 anni, alla Regione Veneto non è per ora giunta alcuna comunicazione ufficiale sull'ipotesi avanzata in queste ultime ore dallo stesso Figliuolo di avviare vaccinazioni di massa alla restante popolazione una volta terminate la somministrazione agli over 60. Servizio di Francesca Bozza. Allora, Silvana Tosi, certo è un'accusa pesantissima quella dell'opposizione, no? Il teorema del Partito Democratico in Consiglio regionale è: la Regione ha fatto una scelta politica, ha voluto fare i tamponi rapidi, no? Negli ospedali e nelle RSA. Da questa scelta, che Zaia ha risposto, una scelta tecnica, non politica, e i consiglieri ribattono, no, è una scelta politica, da questa scelta è stata dovuta l'ascesa del numero delle vittime nella seconda ondata, no? Tamponi rapidi decisi a settembre, tra settembre e novembre, diciamo, boom dei decessi nelle RSA, e quindi questa è un'accusa che domani gli sarà rivolta direttamente. Lei come io lavora? Vedo che ieri ci sono stati 144 decessi, quindi vediamo che i decessi stanno veramente diminuendo di moltissimo. Quindi se stanno diminuendo significa che tutte le regioni d'Italia stanno facendo bene. Quindi ci avviamo. Io dico la verità, ho fiducia nel futuro. Per quanto riguarda Fedez invece, io dico che il cantante è un cantante. Lui ha voluto portare in un palco una manifestazione non dei lavoratori, non della canzone, ma della politica. Quindi io
personalmente lo trovo inappropriato. Certo, è libero di dire non quello che vuole, ma è libero di dire la sua opinione per quanto riguarda il DDL Zan, che è l'aggiornamento della legge Mancino, e sono 7 articoli in realtà che Zan sta portando avanti. E io penso che assolutamente non doveva parlarne di ciò e non doveva assolutamente offendere nessuno. Casomai fai un comunicato stampa, chiama il giornalista, ma non in quella sede, a mio parere, doveva parlarne di politica, perché non è un politico. Certo, tutti possono parlare di politica, ma i giornalisti ti fermano per la strada, parli in un comunicato stampa, come ho già detto, quindi inopportuno, ha sbagliato. Io vedo molte volte Fedex, è un ragazzo simpatico, non ho niente da dire, però sicuramente ha sbagliato. Allora, Silvana Tosi, assessore alla sicurezza nel Comune di Venezia, poi torno da lei dopo questo servizio, perché parliamo di questo violento pestaggio proprio nel centro di Conegliano. La procura ha aperto un fascicolo, mentre per mercoledì è stato convocato un tavolo urgente in prefettura. Vediamo. Indaga per lesioni aggravate la Procura della Repubblica di Treviso dopo il pestaggio di 3 giovani macedoni di 18, 19 e 24 anni ieri pomeriggio in piazza Cima a Conegliano, scatenato a quanto emerso finora dalla rivalità per una ragazza. 7 gli assalitori, anche loro di origini macedoni, alcuni dei quali minorenni. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ma anche i video circolati nei social poco dopo l'azione fulminea che si è consumata in piazza di fronte agli occhi spaventati di decine di persone. È un fatto di una gravità inaudita e assoluta per una città come Conegliano, un evento assolutamente imprevedibile. Sembrerebbe infatti che assuma i contorni di una spedizione punitiva. Per tranquillizzare i cittadini ovviamente verranno disposti e intensificati i controlli di sorveglianza del territorio, di vigilanza. Noi faremo un comitato mercoledì, quindi ne sapremo di più, da parte ovviamente per quello che è possibile, fermo restando le esigenze di riservatezza e eventualmente delle indagini in corso. Si cercherà di capire come sia potuto succedere e quindi anche eventualmente prevedere delle azioni anche che possano finalizzate a prevenire fatti di questo genere. Non siamo abituati evidentemente in questo territorio a quelle scene, a quei fatti. Non è la prima volta che a Conegliano accadono scontri violenti tra gruppi di giovani o aggressioni con conseguenze gravissime. Nel luglio scorso un 23enne senegalese era stato arrestato per tentato omicidio dopo essersi accanito contro un 20enne albanese nella zona tra via 21 Aprile e piazza Aldo Moro. Conegliano, che poi insomma è il secondo comune della provincia, sicuramente presenta tutte quelle sono le criticità di un centro urbano di una certa grandezza. C'è anche una concentrazione, questi sono anche cittadini, diciamo così, stranieri, ma nel senso che probabilmente si tratta anche di bande, di persone che non sono completamente integrate. Quindi è un territorio presidiato, il che purtroppo, ecco, anche la repentinità e anche il luogo assolutamente all'aperto, in un pomeriggio tranquillo, insomma, ecco, purtroppo nulla faceva presagire un fatto di questo genere. Servizio Elena Paronetto, poi queste immagini fanno il giro del mondo e ci facciamo una bella figura, no? Certo. Lei, Silvana Tosi, di risse, di baby gang, di gang, ne sa qualcosa? Ne abbiamo parecchie, però baby gang, questi la maggior parte erano maggiorenni, qui dicono alcuni minorenni, io ho letto sulla stampa oggi che erano tutti maggiorenni. Comunque io prima di tutto spero che ci siano veramente le telecamere affinché si possano identificare, e bisogna assolutamente vedere le famiglie e fare un discorso di se hanno un lavoro le famiglie, perché sono macedoni, non credo abbiano la cittadinanza, quindi io vorrei prima di tutto sapere se i loro genitori hanno la cittadinanza,
hanno un lavoro, hanno un regolare permesso di soggiorno, altrimenti io darei l'espulsione. Perché non è possibile, io non ho mai visto una cosa del genere, mai, perché anche le baby gang si attaccano, però non così spudoratamente durante il giorno, hanno messo in pericolo tanti cittadini, quindi sono veramente persone che io i loro gesti almeno io li disprezzo. Sicuramente hanno bisogno di psicologi. Infatti io nel mio comune ho intenzione di fare dei programmi per quanto riguarda i minorenni, cominciare dalle scuole, già la polizia locale fa dei programmi per quanto riguarda l'educazione stradale, però io ho intenzione di fare altri tipi di programmi, ci vuole molta attenzione per i minori che vanno a scuola, elementari, medie e anche superiori. Bisogna assolutamente, se vediamo delle problematiche, avvicinarsi alle famiglie con degli psicologi, anche questo è sicurezza a mio parere, perché sono i cittadini del futuro. Però naturalmente la mia principale preoccupazione è lo spaccio. Il mio obiettivo è di eliminare lo spaccio, specialmente nel quartiere Piave, perché proprio io quasi non dormo a pensare allo spaccio. Qui parliamo di Mestre, no? Viale sì, Piave, sì, insomma, sì. No? Sì. Allora, grazie a Silvana Tosi per ora, poi torniamo da lei. Ovviamente Conegliano sotto shock, che chiede più controlli, con il titolare del bar dove c'è stato lo scontro, che dice sembrava qualcosa di irreale. Vediamo. Sono uscito per vedere, c'era tavoli che volavano, sedie che volavano, ragazzi che battevano le mazze, gente che scappava. È una cosa veramente impressionante comunque da vedere. Di solito si vedono per televisione queste cose qua, ma dal vivo fa molta impressione. Non una scena di fiction, ma la cruda realtà è quella che si è trovato di fronte Matteo Boscarato, socio del bar al teatro, e qui nel plateatico del suo locale, che è andato in scena il regolamento di conti tra ragazzi macedoni che ha sconvolto la domenica di Conegliano. Io ho parlato con uno dei ragazzi che le ha prese, e loro mi hanno detto che prima di questa cosa qua era successo che si erano beccati tra di loro giù in centro. Bisogna essere sempre più controlli, secondo me, perché cose del genere non devono succedere, soprattutto di giorno e in centro a Conegliano su una piazza così. Sedie a volare, bastoni, manganelli, un po' di tutto, diciamo, far west. Mi auguro che le forze dell'ordine, insomma, facciano il loro lavoro e cerchino, insomma, di intercettare questi individui. A invocare maggiore sicurezza anche i residenti in una città da mesi senza sindaco, per qualcuno c'è un nesso. A causa di una mancata giunta, il peccato non possa esserci un controllo concreto. Non mi sento sicuro. Denota una totale mancanza di controllo. Tema della sicurezza che ben conosce Maurizio Tondato, già comandante della polizia locale a Conegliano e a Treviso, per il quale ci sono i margini di miglioramento. La maggiore presenza degli agenti della polizia locale sul territorio, una condivisione con le altre forze dell'ordine. Alla base, dicono altri, c'è un problema culturale, soprattutto tra i più giovani. Se vengono a mancare gli stimoli per la mente, gli stimoli per le emozioni, nascono sentimenti di rabbia, frustrazione e poi anche violenza. E c'è chi punta il dito contro la mancata integrazione. Li ospitiamo, li accettiamo, le diamo quello che possiamo e dopo fanno quello che vogliono loro. Questo è un segno di maleducazione. Stanno rovinando Conegliano. Martina, aspirante criminologa di origini albanesi, fa però una considerazione. Mi dispiace che si generalizzi innanzitutto, sì, perché non tutti gli stranieri, ma secondo me, sono uguali, ovviamente. Il pestaggio di Piazza Cima ha sconvolto la città nelle ore in cui stava festeggiando le Pantere dell'Imoco, anche loro incredule di fronte a quanto successo. Perché ieri sera anche le Pantere mi chiedevano se sapevo cosa era successo a Conegliano, perché non si spiegavano che qui, quella che era la perla del Veneto, fosse capitata una cosa del genere.
Servizio di Christian, Arbai, tra l'altro mi stupisce che non ci siano stati feriti gravi, perché erano in 7-8 contro 2, no? No, a vederlo dico, avrà massacrato. Erano 4, 14 erano gli aggressori. 14 aggressori e 4, diciamo, e 3 sono andati in ospedale, quelli sono stati aggrediti. Non con ferite gravi, per fortuna, perché insomma, per quanto ne sappiamo, almeno da questo... da quello che abbiamo saputo. Antonio Tocchetto, allora anch'io avevo visto il vostro servizio, effettivamente colpisce molto, perché poi le nostre cittadine, Treviso, Conegliano, Castelfranco, Montebelluna, sono insomma zone molto tranquille, queste cose noi non siamo proprio abituati né le vogliamo mai vedere. Mi conforta molto che ci sia Maurizio Tondato, che noi conosciamo bene a Treviso, ottimo, diciamo così, dirigente comunale del comune di Treviso, e sono certa, insomma, lui ha avuto anche ruoli di responsabilità per i vigili urbani, quindi sono certa che collaborerà anche con le forze dell'ordine, così come mi pare che la prefetta sia stata molto risoluta, insomma, nella sua risposta. Certo è che probabilmente, come nel servizio successivo che ho visto poi oggi pomeriggio, che avete fatto vedere voi stasera, anche il nostro capogruppo, l'avvocato Bortoluzzi, giustamente dice anche bisogna anche confrontarsi con la comunità macedone e capire da cosa vengono questi, perché non tutta la comunità macedone a Conegliano è così, molti di loro sono integrati e lavorano prevalentemente sulle costruzioni, quindi sono anche utili al lavoro, diciamo così, delle imprese di costruzioni nostre, e bisognerà anche parlare con loro. Certo che fanno veramente, insomma, ha molto colpito, anche perché ieri era, come le nostre città, il primo weekend dopo tanto tempo nel quale si poteva stare fuori, e molti cittadini, come è successo a Treviso, ma mi diceva anche Bortoluzzi a Conegliano, ovviamente in questo momento qui andavano a prendersi l'aperitivo. Insomma, vedere queste scene da Far West hanno veramente molto impressionate, ma confido che le forze dell'ordine stiano già facendo il loro lavoro, e di questo ne sono sicuramente certa, e anche la procura di Treviso su questo interverrà velocemente. Allora, vediamo commenti politici sul pestaggio, poi torniamo da Raffaele Speranzon, da Giorgio Conte, da Michela Niero e dagli altri ospiti. Vediamo. Quello che si è visto è stato sconcertante, ma tra l'altro c'è, cioè, vedere ragazzi che attraversano il centro armati con spranghe eccetera per compiere quella che è una esecuzione in pieno centro Conegliano durante il giorno, è una cosa vergognosa. Noi adesso qui chiederemo comunque la convocazione di un tavolo di ordine e sicurezza pubblico. Questa è la prima mossa della Lega Trevigiana in una città che anche nel recente passato ha registrato situazioni al limite, come nell'area del Biscione. Ci sono comunque aree di Conegliano che soprattutto nelle ore serali sicuramente non ispirano sicurezza. Ma il problema, guardando il pestaggio di domenica, non è solo di ordine pubblico. Per il Carroccio c'è un danno inequivocabile di immagine per l'intera città. Chiederemo al commissario prefettizio qui a Conegliano che il comune si costituisca parte civile, proprio per il danno d'immagine che la città ha subito per questi fatti. Sia a destra che a sinistra si chiede il pugno di ferro nei confronti degli autori del gesto, il primo passo per parlare di sicurezza, dice il Partito Democratico. Io a questo punto mi aspetto veramente anche una risposta veramente dura anche da parte delle forze dell'ordine. Adesso è il momento della repressione, quindi mi aspetto che nei prossimi giorni di vedere delle pattuglie appiedate come c'era un tempo. Insomma, adesso bisogna tranquillizzare i cittadini. Tranquillità che passa anche attraverso una corretta integrazione. Da qui il messaggio del Dem Bortoluzzi. Io faccio un appello veramente anche alle comunità, alla comunità macedone, so che comunque è una comunità operosa, sana, di separare e di allontanare i cattivi, di separare i buoni dai cattivi, perché altrimenti non riusciamo a fare nessun passo in avanti. Servizio di Christian Arboit, Raffaele Speranzon. La violenza va condannata sempre, a prescindere da dove provenga. Quando si vedono scene del genere, chiaramente dà fastidio, urta la sensibilità di tutti noi, perché siamo abituati a vivere in contesti nei quali queste scene francamente sembrano fuori dal tempo e fuori dalla logica. Poi pare che le motivazioni poi non abbiano
proprio nessun tipo di giustificazione non possono essere minimamente accettabili dalla gente che cerca di educare i propri figli alla tolleranza, al rispetto, all'educazione. E quindi quello che è successo è grave. Adesso sarà compito ovviamente della magistratura verificare quali sono le responsabilità e speriamo che ci siano conseguenze rispetto a quello che sarà l'atto e l'azione investigativa da parte delle forze dell'ordine, perché troppo spesso in Italia assistiamo, soprattutto per quanto riguarda certi reati violenti, a una mancanza della certezza della pena e quindi chi poi si rende protagonista di episodi che vanno censurati e che vanno eliminati dal nostro contesto civile troppo spesso poi sostanzialmente rimane impunito. Quindi evitiamo che anche in questo caso poi si assista all'impunità. Ritornando invece a quello che diceva una nostra un'interlocutrice rispetto al fatto che Fedez ha citato un consigliere leghista o dei consiglieri leghisti perché quelli ha trovato, perché non ci sono mai gaffe fatte da consiglieri che appartengono a altre forze politiche o quantomeno non è riuscito a trovarle. Allora io, guardate, qualche giorno fa è stata nominata presidente del Consiglio Comunale di Chioggia, che è la settima città per dimensioni del Veneto, più grande di Conegliano, più grande anche di Belluno e di Rovigo, e seconda città della città metropolitana di Venezia, dove c'è un sindaco dei 5 Stelle e c'è una maggioranza 5 Stelle Partito Democratico. Quindi non una maggioranza dove c'è Fratelli Italia, la Lega, Forza Italia o qualche altra forza reazionaria. Bene, la presidente del Consiglio Comunale di Chioggia ha dichiarato queste dichiarazioni. Abbiamo anche un servizio. Sì, ecco, si chiama Boccato. Sì. E ha fatto delle dichiarazioni che adesso sto disperatamente cercando perché l'avevo prima. Difesa di Grillo. Dove ha scritto sostanzialmente che la ragazza che ha denunciato per l'aggressione sessuale, per la violenza sessuale, il figlio di Beppe Grillo e gli altri tre ragazzi che erano con lui, molto probabilmente invece era una a cui piaceva darla a personaggi che sembravano benestanti e poi la mattina dopo, quando si è svegliata, si è pentita della cosa e dava ragione a Grillo. Ma questo in un post su Facebook di pubblico dominio. Ecco, allora, vedete, queste cose qui sono di una gravità inaudita e ci si aspetterebbe che la signorina in questione presentasse le proprie dimissioni da presidente del comune di Chioggia, perché è assolutamente inaccettabile che le nostre istituzioni siano rappresentate in questo modo indegno. E non ci sono scuse che tengano, perché, ripeto, mi dispiace, eccola qui, ve la leggo veloce, poi la voglio leggere perché vorrei sapere se la Buongiorno, si riferisce all'avvocato Buongiorno, difende anche le donne stuprate da uomini normali o solo quelle stuprate dai VIP della Costa Smeralda. La mia solidarietà a Grillo, non sempre noi donne siamo perfette. Mi sono ubriacata in una villetta in Costa Smeralda, l'ho data a 4 ragazzi apparentemente benestanti ed il giorno dopo me ne sono pentita. Alle persone comuni questo tipo di violenze non succedono. Allora, voi capite che io non so se questo potrebbe interessare a Fedez, glielo manderei, è che Fedez dovrebbe più guardare alle parole che lui dice e ha detto, disse. Ti ho mandato anche dei video dove si sente lui come tratta gli omosessuali in modo omofobo, perché Fedez dimostra con i testi delle sue canzoni di avere grandi pregiudizi nei confronti degli omosessuali. E quindi queste persone che hanno grandi pregiudizi nei confronti degli omosessuali, fanno dichiarazioni inaccettabili, poi però si mettono a fare la morale e la fanno la morale in un palco dove chi li ascolta si aspetterebbe di sentire parole che riguardano il lavoro,
la ripresa, la possibilità di ripartire in un momento nel quale il lavoro rischia di non esserci più per milioni di italiani. Le ripartenze sono rimandate, rimandate e rimandate, e dove le libertà civili in questo momento, a proposito di Costituzione, vengono negate a tutti noi, perché a parte quelli che sono in questo momento all'interno di questo studio, che hanno la possibilità di giustificare la propria uscita dalle proprie abitazioni, il resto degli italiani in questo momento qui, passate le ore 22, non può uscire di casa, va bene? In barba alla Costituzione. E allora, di fronte a questa situazione, evidentemente Fedez questo non viene turbato da queste violazioni costituzionali, non viene turbato dalle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Comunale di Chioggia, tantomeno viene turbato ovviamente dalle dichiarazioni di Grillo, visto che lui l'ha sostenuto platealmente in altre occasioni, in altri tempi. E quindi stiamo assistendo, voglio dire, a uno spettacolo, perché di uomo di spettacolo si tratta, e quindi accettiamo però con un sorriso più amaro che sincero le cose che dice. Ecco, ricordo solo che a Chioggia è il Movimento 5 Stelle che governa, non il PD. Sì, sì, invece giusto il PD. Per dire. No, il PD è a sostegno. No, Movimento 5 Stelle è stata nominata con i voti del PD Presidente del Consiglio Comunale. Informati, non sai cosa dici. Il PD è alleato e altrimenti sarebbe a casa. No, il Movimento 5 Stelle, guarda come vi smarcate, perché vi dà fastidio. Il Presidente non è del PD, tanto per essere chiari. Il Presidente è stato eletto la settimana scorsa con i voti del PD. Il PD ha scelto di votare questa signora Presidente del Consiglio Comunale, no, e il PD non le ha chiesto le dimissioni, ne chiede le dimissioni il PD, allora ne chiede il PD le dimissioni. Stasera, ma mi scusi, no, no, perché io difendo le donne, difendo le donne dalle donne, capisce? A me dà fastidio la misoginia, parlate di omofobia, anche la misoginia dà fastidio. Difendete le donne, difendete le donne, voi non siete in grado di difendere le donne. E la Meloni è testimone di quanto viene attaccata in modo misogino dalla sinistra. Se vi potrei leggere un sacco di dichiarazioni di appartenenti al vostro partito in giro per l'Italia contro l'unica leader donna che c'è in Italia. Voi siete contro le donne, siete contro le donne, siete contro le donne. Chiedete la dimissione di quella signora, chiedete le dimissioni, mandatela a casa, è indegna di rappresentare il Consiglio Comunale di Chioggia, mandatela a casa, mandatela a casa. Avete i numeri a Chioggia, i 5 Stelle non hanno i numeri per governare niente in questo momento a Chioggia, siete voi a sostegno di quella maggioranza, l'avete votata voi, l'avete votata voi, sto dicendo la verità, sto dicendo la verità, e noi non abbiamo bisogno di provocatrici che non sanno difendere le donne, non sapete difendere le donne, noi abbiamo bisogno di persone serie che vanno a casa quando si assumono la responsabilità se dicono cose del genere. Senza sapere cosa dice. No, lei non sa cosa dice, io so benissimo allora, quello che dico. Scusate, andiamo avanti, vediamo riguardo al caso di Chioggia, il servizio con Erika Baldin che riprende appunto le dichiarazioni e critica le dichiarazioni della Presidente del Consiglio che difende Grillo e il figlio Ciro. Vediamo. Chieste da più parti le dimissioni della Presidente del Consiglio Comunale di Chioggia dopo aver difeso il figlio di Grillo con un commento su Facebook. Lei, Maria Chiara Boccato, 34 anni, ex grillina, ora indipendente, accusata di essere troppo solidale con il fondatore del Movimento 5 Stelle e incurante del dolore arrecato non soltanto alla ragazza 19enne vittima dei presunti abusi di gruppo, ma di tutte le donne vittime di violenza. Il post risale allo scorso 20 aprile. Eccolo, scrive così: la mia solidarietà a Grillo. Non sempre noi donne siamo perfette. Mi sa tanto da mi sono ubriacata in una villetta in Costa Smeralda, l'ho data a quattro ragazzi apparentemente benestanti e del giorno dopo me ne sono pentita. Alle persone comuni questo tipo di violenza non succede. Parole che hanno chiamato allo sdegno e da più parti da molte donne, una su tutte, quelle della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin. Risponderà la persona che ha scritto quelle frasi che comunque io non condivido. Servizio Anna Maria Parisi. Allora, Michele Raniero, diceva Raffaele Speranzoni, insomma non si può andare avanti così, tutti
chiusi in casa, e questa è una parte ed è, diciamo, la linea del centrodestra. Dall'altra parte si dice a Milano folla e maxi assembramento per la vittoria dell'Inter, e tra un mese, se si va avanti così, si torregolo qua il titolo del Fatto Quotidiano. Rischio contagi, precedenti di La Spezia, tripudio per la promozione in A, e dopo 14 giorni prima zona rossa della seconda ondata. Io sono del PD, però sono contraria al coprifuoco. Continuo a sostenere che questo coprifuoco, che comunque si tratta di una libertà e non di un diritto, sono due cose un po' diverse, però anch'io sono... No, è un diritto. Il diritto è sì, libera circolazione, però, beh, ci mancherebbe un sacro. Fare... No, è un diritto, mi scusi, no, è un diritto. Sì, ma lei sta cercando. No, ma se lei mi dice che è una libertà, si sbaglia. È un diritto. È un diritto. Il concetto è che il coprifuoco, secondo me, però è ovviamente un parere assolutamente personale, lo trovo inutile, o comunque è troppo presto. Cioè, mentre il coprifuoco alle 10 impedisce al cinema di lavorare, ai ristoranti di lavorare in maniera adeguata. A questo punto, almeno fino a mezzanotte, secondo me, dovrebbero portarlo, perché non è il coprifuoco che limita, ovviamente, poi che impedisce al virus di fare la sua corsa, purtroppo. Detto questo, al di là del coprifuoco, penso che ovviamente un orario ci debba essere, e penso anche che delle limitazioni in un periodo così difficile ci debbano essere per forza, tipo il divieto di assembramento, mi sembra ovvio. Per il fatto di ieri, per l'Inter che ha vinto, mi sembra, io non me ne intendo di calcio, ecco. Lì le persone individualmente dovrebbero avere un po' di testa. Non si può pensare che la politica decida le regole e le persone debbano obbedire. Cioè, le persone devono anche, non devono obbedire alla regola, devono rendersi conto che è una situazione pericolosa e quindi mettere in atto tutti quei comportamenti, quelle precauzioni affinché... al fine di non far al fine che il virus non si propaghi. Penso però che ogni persona, qui la politica è relativa, può intervenire con delle regole, delle maxi regole, però non può andare da ogni cittadino e dire tu non fare questo, tu non fare l'altro. Tutto qua. Sì, va bene anche quello, Italo. Vediamo proprio sulle riaperture, vediamo le riaperture appunto il 1° maggio, ieri le città prese d'assalto per il primo weekend in relativa libertà, vediamo. Si amplia il fronte dei plateatici con una nuova pedonalizzazione in via del Santo e in via Zabarella, che permetterà ai tre locali della zona di aprire all'esterno. Unica soluzione possibile al momento, viste le misure per arginare la diffusione del virus. Si tratta del settore tra via Gaspara Stampa e via Galilei e il tratto di via Zabarella, compreso tra via Battisti e via San Biagio. Verrà lasciato lo spazio di 3 metri per lasciar passare i residenti e i mezzi di soccorso eventualmente. Per cui semplicemente chi entrava in zona pedonale a un certo punto oggi ci entrerà qualche decina di metri prima, però da un punto di vista di dover cambiare strada no, semplicemente potrà fare la strada che faceva prima con un po' di attenzione ai plateatici. Noi stiamo veramente adottando tutte le soluzioni, le stiamo sperimentando per accelerare la ripartenza della città, dare la possibilità di lavorare ai pubblici esercizi, bar e ristoranti che sono rimasti chiusi per molto tempo. Il primo step per guardare avanti alla realizzazione di un progetto più ampio, l'anello di Giotto voluto dai commercianti del centro, nell'ottica di unire la Basilica del Santo con la Cappella degli Scrovegni in una sorta di listone parallelo. Allora, qui eravamo a Padova, Giorgio Conte, rispetto alle riaperture, anche qui allo scontro tra centrodestra e centrosinistra, c'è chi dà dell'irresponsabile a Salvini dicendo insomma qui riaprire significa comunque mettersi, esporsi a dei rischi perché sono in corso le vaccinazioni, man mano, come si diceva prima, si vede che le curve scendono, ma questo maledetto virus è ancora in circolazione. Sì, questo maledetto virus è ancora in circolazione e credo che ad un anno e mezzo di distanza, se non fosse che il vaccino sembra
in qualche modo frenarne la corsa, almeno dai numeri, che poi sia il vaccino, che sia il caldo, che sia la tendenza del virus stesso. Insomma, non sono un esperto, non esprimo sentenze, posso soltanto offrire a chi ci ascolta una timida opinione. Invece sono un po' più determinato e deciso nel giudizio che do alle chiusure così radicali, che credo abbiano fatto più danno che offrire benefici. E non mi riferisco tanto al contagio, certo, quanto al fatto che quello che sta accadendo nelle nostre città, malgrado il non bellissimo tempo di questi ultimi giorni, cioè la presa d'assalto di bar e ristoranti nelle poche ore che possono offrire ai loro utenti, ai loro clienti un pasto piuttosto che una bevanda, dimostra come la reazione della gente a tanti giorni di chiusura poi sia proporzionale alla chiusura stessa. E cioè c'è un tal sete di assembramento, sembra una brutta parola detta oggi, ma c'è una tal sete di socialità che si perde la razionalità nel contatto fisico e si assiste nelle piazze, nei bar, nei locali della cosiddetta movida a situazioni che non me la sento in coscienza di puntare il dito contro i giovani o contro gli avventori, punto il dito contro i tanti giorni di chiusura che producono una reazione uguale e contraria pari ai notevoli assembramenti. In altre parole, l'uomo, la donna è un animale sociale, non può che vivere assieme agli altri uomini e alle altre donne, e quindi la regolamentazione è un conto, la chiusura è un'antisocialità che può produrre solo guai. Permettimi di dire una cosa, sì, direttore, a proposito della rissa di Conegliano, come perché no, certo, ad assistere a quelle scene fa male perché io, che ho qualche anno di più del mio amico Raffaele, a certe scene le ricordo qualche decina d'anni fa, per ragioni completamente diverse. Si spera sempre di averle superate. Mi fa piacere di questo aspetto notare che anche da parte di un esponente del PD, come si chiamava, Bertazzoni? No, Bortoluzzi, chiedo scusa. Da un esponente del PD si esprima la necessità di portare serenità e rassicurazioni alla gente con un'azione repressiva nei confronti di chi è colpevole di certi reati, perché fa male veramente al cuore vedere ragazzi che con una bastonata data in un posto. Hanno fatto segnare il pienone, e però l'opinione il mancato rispetto delle regole. Proprio visto i famosi bar del centro che erano proprio pieni, chiaramente i ragazzi giovani più di tanto non seguono purtroppo le regole. E quindi ho paura che, insomma, la testa non sia molto cambiata, pur essendo stato tutto questo disagio. C'era molta gente e tutti i plateati. Forse anche troppa gente in giro, bisogna sempre rimanere comunque dentro le normative e quindi mantenere le distanze di sicurezza, la mascherina, e cosa che spesso e volentieri mancava, soprattutto in giro. Se si continua così nei weekend, mi sa che si ritorna indietro un po'. Sì, moltissima. In giro? Sì, con una scarsa attenzione comunque. Le cose sono andate molto bene, la gente aveva voglia di uscire e di riprendersi la libertà che gli è stata tolta. Quando piove la gente si avvicina, si stringe sotto l'ombrellone, si porta sui tavoli sotto il portico.
C'è tanta gente che non può riattivare il proprio lavoro, in sostanza, no? Delle attività che più limita sono proprio gli spettacoli. Banalmente noi adesso insomma stiamo cercando di ipotizzare un cartellone estivo nel nostro comune di spettacoli più o meno rivolti per famiglie, e abbiamo il serio problema dell'orario, anche perché volendo anche per esempio fare cinema all'aperto prima delle 9:30, e quindi automaticamente se il coprifuoco è alle 10 vuol dire che tu il cinema all'aperto non lo puoi fare. E non si può adesso a maggio, con tutto quello che è stato l'anno passato e quello che le attività, specialmente anche culturali, hanno dovuto subire, essere ancora un po' nell'attesa di quel che sarà il luglio e agosto, mettendo le amministrazioni che in qualche modo, anche un po' magari timidamente, ma vogliono ricominciare a reinvestire anche su percorsi di questo tipo, nelle condizioni di non sapere ancora che orari avranno e se potranno fare metà delle cose che hanno pensato di fare. Io credo che il coprifuoco così pensato, così com'è adesso, sia una misura che va bene nel momento in cui tu, che sei al governo e che devi prendere delle decisioni, non hai idea di che cosa stai affrontando. E quindi in un primo momento nel quale nessuno aveva gli strumenti, non sapeva che cosa stava combattendo, è evidente che la prima cosa, probabilmente la più facile da fare, è mettere degli orari, perché tu gli orari li puoi controllare, ma altre cose non le controlli. Banalmente si è detto tante volte anche del paradosso dei comuni piccoli, ma io che sto nel comune piccolo perché non posso andare nel confine del comune accanto? Beh, semplicemente perché quella è una cosa che puoi controllare, altre cose no. Ad un anno e più di distanza, nella condizione in cui siamo adesso, dovremmo essere in una situazione in cui, con tutti i protocolli che tutte le attività hanno attuato e con la responsabilità che gli individui dovrebbero avere, perché i cittadini sono prima di tutto cittadini responsabili, lo devono essere, avere di nuovo questo tipo di regole è un po' uno schiaffo, soprattutto a coloro che in un anno e mezzo comunque hanno fatto dei sacrifici per poter arrivare ad una situazione che sta via via migliorando. E questa attenzione non voglio che passi come incoscienza, però lo dobbiamo anche per il rendere sostenibile quelle che saranno le misure che da qui in avanti sarà necessario adottare, con grandissimi ulteriori sacrifici nel futuro, perché ricordiamolo, stiamo molto parlando di un piano nazionale di ripresa, di tanti miliardi che arrivano. Questi miliardi non arrivano piovuti dal cielo, sono miliardi che per buona parte sono un prestito. Io dico, nella condizione in cui è l'Italia, che paga nel 2020 in spesa per interessi 57 miliardi contro i 23 miliardi della Germania, è evidente che è meglio che il debito lo faccia l'Europa piuttosto che l'Italia, perché non è credibile sui mercati. Però è altresì vero che sempre debito è. E allora, se da qui con fatica dobbiamo rialzarci, dobbiamo anche mettere le attività in condizione di poter lavorare, bisogna anche far capire alle persone che è responsabilità di tutti, non solo il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro. Quindi andrei un po' più in quest'ottica, perché insomma un anno e mezzo, quando non ce la si fa più, non ce la si fa più, e quindi chiaramente chi ha reddito fisso e sicuro questo tipo di problema non lo sente, ma non possiamo più essere nella condizione di non avere delle risposte per coloro che del loro lavoro vivono. Assolutamente, anche perché in assenza di ristori. Allora, adesso andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi riprendiamo con Silvana Tosi. Uno degli sms più ricorrenti è: noi costretti a subire il coprifuoco, intanto i migranti sbarcano e sono liberi di circolare. Poi sentiamo su questo Silvana Tosi, a tra poco, grazie. Di nuovo in diretta, 22:59, ci segnalano dall'Alto Vicentino momenti in cui scompare proprio molto rapidamente e per pochissimo tempo, per pochi secondi, l'immagine. Evidentemente ci sono problemi, cioè ci sarà qualche grosso fronte
di maltempo, almeno immagino, non lo so perché non ho altre notizie a riguardo, vi chiediamo scusa, ma ogni tanto può capitare. Allora, Silvano Tosi, dicevamo, uno dei messaggi più frequenti, no, che arrivano qui a Focus, ne arrivano più di mille a puntata, sostengono che noi siamo costretti a subire il coprifuoco, altre restrizioni, poi nel frattempo ci sono 700 sbarchi soltanto ieri, i migranti girano liberamente. È un po' che non si parla di migranti. Lei che riscontri ha da questo punto di vista? Io penso che sia grave. Mi sembra che parliamo di coprifuoco. Io lo abolirei subito perché limita la mia libertà e, come diceva il consigliere regionale, è un diritto. E io ho il diritto, per esempio, come assessore, di andare a controllare, e non ci vado per rispettare invece i DPCM, ho il diritto di controllare per esempio quante stranieri ci sono per le strade dopo le ore 22, e invece non ci posso andare perché io vado a imperlustrazioni quasi 3-4 volte alla settimana a vedere com'è la situazione, però alle 9:40 devo ritornare a casa. E io, come vedo che ci sono molti stranieri per le strade quando lascio. Quindi non mi sembra, proprio io l'abolirei il coprifuoco, anche perché, come ha detto l'assessore, limita il lavoro dei ristoranti e dei bar, quindi assolutamente no al coprifuoco. Per quanto riguarda invece gli extracomunitari che stanno ritornando qui, stanno venendo nel nostro paese, prima di tutto non hanno nessun diritto di rimanerci perché non hanno il permesso di soggiorno, non hanno un lavoro, e noi abbiamo una legge, la 189 del 2002, che naturalmente testifica che se uno entra nel nostro paese senza un lavoro e senza un permesso di soggiorno, deve ritornarsene al suo paese. Invece qui li accogliamo, li manteniamo, e poi che lavoro andranno a fare? Verranno a Mestre a fare il lavoro di Via Piave? Se non c'è lavoro neanche per noi, cosa facciamo? No, io assolutamente ne ho parlato anche al prefetto. Se ci sono dei reati che vengono commessi da queste persone che non hanno un lavoro, che non hanno il permesso di soggiorno, io ho chiesto l'espulsione. Quindi sarò veramente dura in questo. Io pretendo che venga rispettata la legge 189 del 2002. Riso, prima provincia veneta per numero di domande presentate per richiedere il reddito di emergenza. Vediamo. Già 856 famiglie hanno presentato domanda per il reddito di emergenza negli sportelli trevigiani della CGIL. Il 30% delle circa 2500 pratiche istruite dal sindacato in tutto il territorio regionale, che pongono la Marca in testa alla classifica veneta per istanze presentate. Un numero destinato a salire alla luce della proroga decisa dal Ministero del Lavoro. Il tempo a disposizione per in qualche modo presentare la domanda è il 31 di maggio e non più 30 aprile. Sicuramente questo arco, diciamo, di tempo consentirà ad altri cittadini di poter presentare la domanda. Vanno di pari passo al numero di richieste per il reddito d'emergenza quelle per l'ISEE, indispensabile per richiedere questo e altri bonus sociali. Nel primo quadrimestre di quest'anno sono già 16.555 le pratiche licenziate dai CAF, di queste quasi 4.300 solo ad aprile.
Nei prossimi mesi le domande sono destinate ad equiparare quelle presentate nell'intero 2020. Alla volta di giugno-luglio saremo già quasi vicini al dato, diciamo, finale dell'anno scorso. Domande che arrivano da una popolazione eterogenea. Molte persone che l'anno scorso o gli anni precedenti non presentavano l'ISE hanno cominciato a presentarsi ai nostri sportelli per appunto richiedere dei sussidi. Intanto c'è un'altra emergenza all'orizzonte, quella abitativa, in vista dello sblocco degli sfratti a partire dal 30 giugno. Stamane è comitato in prefettura per studiare possibili interventi. Al vaglio la sottoscrizione di un protocollo per creare una sinergia tra tutti i soggetti competenti e fare in modo che ci sia una programmazione. Francesca Bozza, vedevo Bill e Melinda Gates, dice la Repubblica, divorzio, annunciata la fine del loro matrimonio. L'avvocato Tocchetto è matrimonialista. Quello sarebbe un bel divorzio da seguire. Che assegno deve staccare. Ma penso un assegno molto molto alto e molto importante, ma magari vabbè che insomma non siamo in Italia, ma potrebbe fare giurisprudenza come è successo con la sentenza Berlusconi. Senta, tornando un po' alle vicende nostre, soprattutto domani questa audizione del presidente Zaia alla Commissione Sanità, Zaia con i tecnici risponderà alle domande dei consiglieri regionali. Che cosa si aspetta secondo lei la minoranza da questo confronto, al quale peraltro qualcuno ha detto dovrebbe essere invitato anche Crisanti, per cui può darsi, domani saremo in diretta streaming verso mezzogiorno, può darsi che ci sia un colpo di scena, compare anche il professor Crisanti. Beh, allora io ho parlato, ho sentito i nostri consiglieri regionali, effettivamente hanno fatto bene a chiedere questo confronto, lo chiedevano da tanto tempo, la stessa Bigon ha più volte, insomma, insieme alla Camani e agli altri consiglieri e al nostro capogruppo, hanno chiesto più volte questo confronto. Certo, ci sono stati dei dati tra novembre e dicembre molto preoccupanti e quindi è anche giusto che il consiglio regionale sia notiziato di questo, perché purtroppo, da come mi dicono i consiglieri regionali, il confronto con lo stesso Zaia in consiglio regionale non avviene mai, le notizie le sanno attraverso i punti stampa che ogni giorno lui fa, e quindi credo invece che l'opposizione abbia diritto di essere notiziata e di essere, come dire, ad avere proprio dei dati su come è stata condotta la pandemia. Certo, Zaia si fa forte dei primi mesi dell'anno 2020 dove la pandemia è stata gestita in un modo, ma è evidente che nella seconda parte, cioè la parte autunnale, i dati sono stati molto gravi ed il Veneto purtroppo ha avuto un numero di morti veramente molto molto alto rispetto alle altre regioni. È giusto quindi che l'opposizione chieda chiarezza, io dico a prescindere da quello che è stato detto nella trasmissione di Report, perché i nostri consiglieri regionali da tempo, io spesso parlo con Andrea Zanoni, avevano fatto richieste, interrogazioni, interpellanze, oggi qualcuno di loro ha detto addirittura 200, quindi è proprio a prescindere dal caso di Report, ma proprio perché la minoranza da sempre ha incalzato e ha chiesto il confronto in commissione. Speriamo che domani ci siano delle risposte, che Zaia, come ha detto, sarà presente. Anche a me sarebbe piaciuto che ci fosse stato Crisanti, perché poteva essere un dibattito franco, schiero, molto aperto su, come dire, la vita dei veneti, perché poi è vero che la pandemia ha travolto il Veneto, ha travolto l'Italia e il mondo intero e non è stato facile gestirla. È anche giusto però sapere dove si è sbagliato, se ci sono delle criticità e se si poteva fare delle cose diverse. Credo che questo possa mai, che il nostro capogruppo e tutti gli altri consiglieri chiedono legittimamente domani in commissione. Allora, intanto Speranzoni, il Veneto al secondo posto per vaccinazioni dopo l'Emilia Romagna, per numero di vaccini inoculati, insomma, no? Sì, io spero che domani, alla quale io sarò anch'io in quinta commissione, faccio parte di quella commissione. Che, sì. Scusa. Sarebbe un bel colpo di scena se oltre a Crisanti magari arrivasse anche Speranza, perché io per esempio avrei tantissime domande da fare al Ministro della Salute di questo governo e del precedente governo, perché come ha ricordato la Tocchetto qualche secondo fa, è giusto
avere anche delle risposte rispetto ai dati che abbiamo a nostra disposizione e che ci raccontano, ad esempio, che dal momento in cui l'Italia ha iniziato ad affrontare con le misure che conosciamo bene la pandemia, ha prodotto una serie di risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e cioè che nel mondo occidentale, anzi vorrei dire a livello globale, il rapporto tra morti e contagiati vede l'Italia primeggiare a livello assoluto, che vede soprattutto negli ultimi mesi una serie di scelte sulle vaccinazioni che hanno portato l'Italia non solo ad essere molto distante da quelli che sono i piani vaccinali che hanno potuto fare in Gran Bretagna, negli Stati Uniti d'America, in Israele, quindi fuori dall'Unione Europea, dove sappiamo che è stato gestito in modo fallimentare l'attività contrattualistica che ha permesso ai vaccini, alle aziende farmaceutiche di vendere i vaccini altrove rispetto che all'Europa. Ma vede anche in questi giorni il numero di decessi, e in queste settimane il numero di decessi in Italia rapportato alla Spagna o rapportato alla Germania, vede un'incidenza decisamente più grande della mortalità nel nostro paese. Per quale ragione? Ma chissà, forse perché nel nostro paese a livello nazionale si è deciso che prioritariamente non dovessero essere vaccinate le persone che di Covid stavano morendo, perché tutti i dati ci dicono che l'età media dei decessi con il Covid, non per il Covid, sappiamo la differenza, con il Covid è 80 anni. E sappiamo anche che solo l'1% delle persone che sono al di sotto dei 50 anni è morta di Covid tra coloro i quali appunto sono deceduti con l'infezione. E quindi era di tutto evidente che andavano protette immediatamente le persone anziane, perché erano quelle che oggettivamente correvano più rischi. Bene, il governo italiano fino alle ultime decisioni di Figliuolo delle scorse settimane ha invece deciso di vaccinare prima le forze dell'ordine, tutto il personale sanitario, i magistrati, cioè hanno vaccinato persone di 22, di 27 anni con doppia vaccinazione Pfizer, va bene, mentre c'erano le persone di 70 anni, 60 anni, di 80 anni che continuavano a contagiarsi e che oggi purtroppo alimentano quel numero che vede il Veneto all'ottavo posto. E quindi io sono contento che domani ci sarà la possibilità di dire ai consiglieri dell'opposizione, che però sono, credo, solidali con le maggioranze delle regioni dove amministra il PD, che l'Emilia-Romagna, ad esempio, guidata da Bonaccini, l'Emilia-Romagna che non è oggetto di nessun processo in prima serata da parte del Tribunale del Popolo di Rai 3 attraverso Report, ma in Emilia-Romagna ci sono più morti che nel Veneto. L'Emilia-Romagna c'è un numero di decessi superiore a quello del Veneto, però non fa notizia quello che succede in Emilia-Romagna. Evidentemente la RAI, che fa servizio pubblico, vuole anche fare non solo i processi ma anche le sentenze in prima serata, e domani finalmente avremo la possibilità di avere un appello al quale sarebbe bello che, oltre che Crisanti, potesse partecipare anche Speranza, perché avremo tantissime domande da fare a un ministro che riteniamo incompetente ed incapace. Speranzon Contatti, Speranza è proprio una speranza, quindi c'è chi è un gioco di parole. Si augura che lei lo faccia al più presto. Allora, vediamo ancora sui vaccini. 13.000 le dosi di vaccino Pfizer in arrivo nei prossimi giorni. Dalla ULS Pedemontana, il direttore generale Bramezza si unisce all'appello lanciato dal presidente Zaia e dice: prenotatevi per il vaccino, perché ci sono molti posti liberi, tant'è vero che i cinquantenni probabilmente non partiranno a inizio giugno ma molto prima, forse già a metà maggio. Vediamo. Abbiamo anche molti
posti ancora liberi in cui la gente può prenotarsi anche in questi giorni e per questa settimana, e quindi invitiamo la popolazione, soprattutto quella dai 60 agli 80 anni, di prenotarsi velocemente sulle nostre agende. È l'appello accorato che il direttore generale dell'ULS Pedemontana rivolge ai cittadini over 60 residenti nel territorio. La prenotazione è fondamentale, soprattutto per velocizzare le operazioni nei centri vaccinali. Si può fare sul portale della Regione, ma anche nelle farmacie, nelle caserme dei carabinieri, in comune, dove viene consegnato il foglio dell'anamnesi, che va compilato prima del vaccino. Invitiamo la popolazione a vaccinarsi più velocemente, perché più ritarda la vaccinazione, più impedisce alle classi inferiori, cioè quelle ad esempio dei cinquantenni, di poter partire loro. Ecco, potrebbero partire questa settimana i cinquantenni a questo punto? Ma se i sessantenni, i settantenni non dovessero più prenotarsi, allora ovviamente avendo i vaccini sarebbe assurdo tenerli a magazzino, quindi l'idea è quella di aprire anche i cinquantenni. Nessuna coda, affluenza regolare al Palangarano. Dal 13 maggio, in previsione dell'aumento dei vaccini, il centro di riferimento si sposterà all'Eurobrico. Intanto confortanti i dati che arrivano dai ricoveri, in particolare dal Covid Hospital di Sant'Orso. Questa settimana dovremo riuscire a chiudere un'altra ala. Per il resto, come tamponi, stiamo vedendo che non abbiamo un forte aumento come invece si sta avendo nella Valle del Lagno, e quindi siamo abbastanza tranquilli e stiamo guardando con occhi un po' più sereni, diciamo così, nei prossimi giorni. Allora, grazie, abbiamo visto adesso la Pedemontana. Michele Agnero, c'è stato un suicidio, no? Sì, grazie direttore che pone l'attenzione su questo. Volevo dire che purtroppo, causa pandemia, causa momento storico, comunque i suicidi, soprattutto dei giovani, in quest'ultimo anno sono aumentati esponenzialmente. E anche purtroppo ci sono, mi sembra ora, non vorrei dire una fesseria, però il 30% di casi in più anche proprio di persone che soffrono di depressione. Sì, di autolesionismo, insomma, sì. Tante patologie. Siccome questa cosa tra l'altro mi ha toccato da vicino, è morto a febbraio a Treviso un ragazzo che si è suicidato, molto giovane, 27 anni, e volevo segnalare appunto che la famiglia, dopo la perdita del figlio, ha deciso di, insomma, è nata questa associazione che si chiama Il Filo di Simo. Quindi volevo segnalarla perché magari, siccome l'associazione cerca di dare una mano non solo ai ragazzi, ma anche proprio alle famiglie, di dare un appoggio. Quindi se qualcuno avesse magari delle necessità o si trovasse in difficoltà, volevo segnalare che può magari mettersi in contatto con questa associazione. Ci saranno degli psicologi appunto che si metteranno a disposizione. Adesso esattamente, potranno contattarla e ci sarà questo appoggio in più. E vorrei, visto colgo l'occasione anche direttore, se magari lei riuscisse a fare una puntata proprio su questo tema specifico, perché veramente dobbiamo stare vicino ai ragazzi in questo momento, perché anche le forme di violenza, io non vorrei dire, ora intervengo un secondo, ma certo, al di là che siano macedoni, italiani, extracomunitari, quello che volete, però c'è una violenza esagerata in quei ragazzi. Ora, in questo caso fanno parte della comunità macedone, però potrebbero benissimo essere trevigiani o di Conegliano. E vorrei, e poi chiudo, dire all'assessore che alle 9.40 va a verificare se ci sono gli extracomunitari in giro. Insomma, ci sono le forze dell'ordine che lo possono fare, e non penso che i casi, che il virus si propaghi di più perché ci sono magari gli extracomunitari. Ecco, questa pandemia dovrebbe insegnarci invece forse essere un po' persone con un cuore un po' diverso, un po' più aperto, anziché continuare, per motivi secondo me esclusivamente politici, a battere sempre sugli stessi punti. Perché l'assessore dice chi compie dei reati deve essere espulso, e io sono sempre, pur essendo di sinistra, stata d'accordo su questo. Però perché non parliamo anche di tutti quei ragazzi, perché facendo l'avvocato purtroppo ne vedo, che hanno un lavoro, che hanno una residenza, che pagano le tasse, che hanno un contratto di locazione e che per la vecchia legge Bossi-Fini sono stati rispediti al loro paese dopo magari 3-4 anni qua,
con delle amicizie, magari con un rapporto, con dei rapporti insomma umani. Sono stati presi e rispediti dall'oggi al domani. Quindi guardiamo, bisogna imparare a guardare sempre le due facce della medaglia, secondo me. E questa pandemia dovrebbe aprirci un po'. Sì, poi chiudiamo con Giorgio Conte. Allora, posso replicare? Sì, prego. Allora, prima di tutto, io sono assessore alla sicurezza e voglio vedere, io in ogni cosa sono sempre andata in sopralluogo, anche per quanto riguarda il sociale di cui mi sono occupata quando ero consigliera comunale. Se devo aiutare una persona, io voglio andare a casa della persona e vedere se veramente ha bisogno. In ogni cosa io pretendo di vedere. Quindi pretendo di vedere anche cosa ci sono e chi c'è per le strade dopo le 22. Non è questione di emigranti extracomunitari. Lei assessore l'ha detto. Cosa? Lei prima ha fatto questa affermazione dicendo devo rientrare alle 9.40 perché dopo le 10 non posso andare a vedere per le strade gli extracomunitari che ci sono. Lei non ha detto i cittadini o le persone che non rispettano le regole. Lei sa ha parlato perché? Di extracomunitari. Certo, sono un po' extracomunitari di perché ancora ho sempre chiesto i soliti discorsi. Di essere portata da una volante dopo le ore 22, in realtà sono stranieri. E poi stranieri. Mi inviano dei video tramite il cellulare, le persone dalle terrazze e sono tutti stranieri. Tutti stranieri. Va bene, assessore, le quindi, credo sulla parola. Quindi non posso che verificare la realtà, ha capito? Quindi io sono assessore alla sicurezza e ho il dovere di guardare, di stare attento e di assicurare la sicurezza ai miei cittadini, anche perché sono tutti disperati. Allora, Giorgio Conte su, diciamo, quelle che sono a questo punto le prospettive anche dal punto di vista politico, no? Con il quadro nazionale, insomma, un governo in larga intesa che fa abbastanza acqua da tutte le parti, uno scontro anche all'interno del centrodestra con posizioni che voi spesso non condividete, almeno per quanto riguarda la Lega, no? Sì, una previsione, la politica ci ha abituato a sorprenderci molto spesso, troppo spesso vorrei dire, addirittura scenari incredibili, lo stesso governo anomalo attualmente composto da una maggioranza eterogenea che deve stare attenta a non toccare determinati argomenti perché toccando questi argomenti potrebbe saltare l'equilibrio precario su cui regge il governo Draghi, insomma ci dice che è difficilissimo prevedere cosa accadrà. Sicuramente il quadro politico si è stabilizzato, non credo che questa stabilità costituisca necessariamente un beneficio al Paese, credo che serva per tirare a campare. Lo spettro delle elezioni come impraticabili fino a qualche settimana fa si è rivelato una bufala perché paesi con un quadro, con un indice di contagio almeno pari al nostro, se non superiore, hanno votato due, addirittura tre volte, penso a tanti paesi europei o limitrofi all'Europa. Credo che l'obiettivo sia quello di portare Draghi al Quirinale, lo dissi appena si fece il suo nome, ma è chiaro che il politicamente corretto che sta caratterizzando la carta d'identità, il biglietto da visita di Draghi, questo dovrebbe prefigurare. Poi è vero che chi entra al cardinale ne esce non più di cardinale, per cui potrei essere smentito anche su questo quadro. Però non vedo grandi prospettive di utilità nei confronti di un paese che pare statico, immobile, che può soltanto con la pioggia di miliardi che sta arrivando cercando di risalire la china e rialzare la testa. Bene, grazie Conte. Io chiederei un favore a Italo Morao in regia.
Vediamo il servizio sull'abitazione in cui è stata uccisa Isabella, l'abitazione di Freddy Sorgato, perché è un servizio di un nostro inviato che è entrato per la prima volta nella casa insieme al fratello di Isabella Noventa, e dopodiché chiudiamo. Grazie Italo, grazie. Avvolta dalla sterpaglia, in un tempo che sembra congelato, ecco la villetta di via Sabbioni a Noventa Padovana, la casa di Freddy Sorgato dove venne uccisa e fatta sparire Isabella Noventa. Dopo oltre 5 anni l'immobile è stato dissequestrato e il fratello della donna è entrato per la prima volta in questa casa divenuta di sua proprietà come risarcimento. Sembra di rivivere tutta quell'angoscia di 5 anni fa. Entrare in questa casa per me è stato un colpo forte al cuore, perché ho rivissuto quel momento che sono venuto a chiedere informazioni a Freddy. Paolo è tornato qui, l'ultima volta vi entrò il 16 gennaio 2016 per chiedere a Freddy notizie di Isabella, che quella notte non era rientrata. Questa porta qua era chiusa, cioè sono entrato da qui. Sì? E mi ha fatto accomodare qua, perché è l'unico posto dove non volti le spalle alla persona che ti ospita. Certo. Ma alle spalle hai l'ingresso. Cioè, Deborah gli è piombata da dietro. E poi il racconto della Cacco, che quando sono tornati indietro dopo il depistaggio, che Deborah gli ha detto di pulire, che lei ha detto mi sembrava di pulire sul pulito. Questo è l'angolo che gli hanno chiesto di pulire. Per cui mia sorella era seduta qua dove mi sono seduto io e Deborah gli è piombata da dietro. In questa cucina, con farmaci e alimenti che fotografano il giorno prima dell'arresto del camionista ballerino, Isabella venne colpita a morte. La verità processuale dirà che a infierire i colpi con una mazzetta fu Deborah Sorgato, la sorella di Freddy, che poi mise ad Isabella in testa una busta di plastica. I due fratelli sono stati condannati a 30 anni di carcere. L'unica testimonianza è quella della terza complice, Manuela Cacco, la tabaccaia ex amante, condannata a 16 anni di carcere. Io sentivo qualcosa che non quadrava. Effettivamente c'era la Cacco su per le scale che ascoltava tutto quello che dicevamo. Le scale che portano al primo piano, alla camera di Freddy, il camionista dopo l'arresto nel febbraio 2016 disse che Isabella era morta durante un gioco erotico finito male, una bugia a cui la famiglia della donna non ha mai creduto. Mi sono reso conto che i due fratelli sono due sociopatici, non provano emozioni, perché non puoi avere la fotografia della persona che hai ucciso, che ti guarda con quegli occhi e non provare emozione. Io l'avrei... Cioè, credo che qualsiasi persona la tolga, per cui... Nelle stanze disordinate, tra vecchi CD di salsa, biciclette e panni ancora stesi, colpisce come un pugno una foto con un primo piano di Isabella, i suoi occhi che ti fissano quasi a chiedere verità, una verità che il fratello spera ancora di trovare. Dov'è mia sorella? Non credo sia qui, però... Che ne so, qualche indizio che magari hanno tralasciato che mi porti al ritrovamento del corpo, per me sarebbe la cosa importante. Servizio esclusivo di Valentina Visentin, brava Valentina, brava. Allora, grazie a tutti, grazie intanto a Italo Morau in regia con Simone Merlo questa sera. Grazie all'assessore Silvana Tosi, assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, all'ingegner Giorgio Conte, ex parlamentare per Fratelli d'Italia, grazie ingegnere, Raffaele Speranzon, capogruppo in regione per Fratelli d'Italia, grazie molto Speranzon, Antonella Tocchetto del Partito Democratico a Treviso, in Comune e in Provincia, il consigliere comunale Michele Agnelli del Partito Democratico, grazie molte. E Vivian Moro del Veneto per le autonomie. Grazie assessore. Grazie a voi, buonasera. A presto, domani sera saremo di nuovo qui in diretta, avremo Matteo Salvini. Grazie a tutti, buonanotte, arrivederci.